il tempo è contingentato, alcuni i nostri intervenuti debbono andare via. E quindi naturalmente intanto vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione, naturalmente anche ai nostri invitati. Diciamo, manca Giorgio Benvenuto, ma per semplice fatto voglio dirlo, che aveva dato prima la sua adesione, poi la sua segreteria si è sbagliata nella sua agenda, era di, diciamo, di stanza a Trento, all'Università di Trento, per un libro sull'intelligenza artificiale. E quindi si è scusato, anzi addirittura ha mandato un suo intervento e vi saluta tutti, insomma. Adesso iniziamo i lavori dando la parola all'introduzione a Simona Colarizzi, prego. Grazie, allora grazie di avermi invitato, l'applauso magari così. Grazie di avermi invitato, io ho bisogno di avere un bicchiere d'acqua perché vado ad acqua. Acqua per cortesia. Grazie. Allora, grazie di avermi invitato, buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui e comincio col dire che noi celebriamo praticamente ogni anno l'assassinio di Matteotti e facciamo molto bene, naturalmente, facciamo molto bene perché sono memorie storiche che non devono scomparire. Mi farebbe piacere però che ogni tanto si ricordassero anche i tanti altri assassini. E non solo di personaggi, diciamo, celebri, no? Amendola, Gobetti, lo sappiamo, diciamo, c'è un Divagno che è il primo deputato socialista che viene ucciso. Avvocato, giovane. Giovane, il gigante buono, come veniva chiamato. 1921, ed è una morte molto interessante, ma non mi posso dilungare perché vorrei sentire anche gli altri interventi. Ma ci sono i tanti morti che nessuno ricorda perché sono morti senza nome, cioè sono tutti quei diciamo organizzatori sindacali, segretari delle sezioni, segretari delle camere del lavoro, militanti e quadri delle sezioni socialiste. Cioè è stato calcolato, è difficile, sapete, fare il conto di quanti sono i morti che precedono e che poi seguiranno il delitto Matteotti, perché come si sa benissimo non è che con la marcia su Roma finisce tutto. È stato però in un certo senso dimenticato, ovviamente, ma relegato anche a livello storiografico quello che è sempre stato chiamato il biennio rosso e che io non amo chiamare il biennio rosso, non amo definirlo il biennio rosso nero, perché non è un biennio rosso nero, è un inizio di una guerra civile. E questa guerra civile si combatte contro i socialisti e contro poi le organizzazioni dei popolari e poi contro le organizzazioni salveminiane, che sono quelle degli ex combattenti. Dicevo che è difficile quantificarli perché naturalmente sono morti anonimi più o meno, no? Cioè nella coscienza di ogni villaggio sono rimasti questi nomi. Tant'è vero che se noi parliamo, saltiamo a quello che è il momento più esaltato dalla storiografia, cioè la resistenza 43-45, in questa resistenza noi ritroviamo tutta l'eco di quella che è stata la prima guerra civile. Ed è una guerra civile che ci deve fare molto pensare, perché in un certo senso come è stata rappresentata, certo che c'è la lotta degli squadristi contro gli esponenti socialisti, ma quali esponenti socialisti? Si è sempre detto contro i massimalisti, no, la guerra civile non è contro i massimalisti, è contro tutte le strutture che sono state fatte dai riformisti. Non è che
Sturati rimane, nonostante che dal 1904, no, come è ben noto, la maggioranza riformista dei socialisti viene superata dai massimalisti. Tant'è vero che poi il partito finisce nelle mani di Mussolini, nel 14, settimana rossa, siamo con Mussolini direttore davanti, quindi non voglio assolutamente diminuire il peso, anzi il peso dei massimalisti ahimè è troppo forte. Sto parlando di quello che viene distrutto dal fascismo e quello che viene distrutto dallo squadrismo è il socialismo riformista. È il socialismo che, come diceva Turati, è quel socialismo che diviene e di cui Matteotti è l'esemplare, è l'esempio, di cui Divagno è l'esempio, eccetera, eccetera. Cioè, e sono le strutture di un socialismo che stava crescendo, talmente in crescita, che nel 1919 ha 150 deputati in Parlamento, è il gruppo parlamentare più forte, è il partito più forte. E chi sono quelli del gruppo parlamentare? Si è sempre detto che tra partito e gruppo parlamentare c'era un contrasto. Certo che c'era un contrasto, perché il gruppo parlamentare è riformista, il gruppo parlamentare segue Turati, non segue i massimalisti. Ecco, questo però ci deve fare pensare a qualche cosa che è stata in parte oscurata. Cioè, il fascismo non va contro i rivoluzionari, tant'è vero che, scusate tanto, questo la controrivoluzione preventiva è una balla del fascismo, è qualcosa che il fascismo si inventa. Perché l'idea della rivoluzione, persino nella componente comunista, nel 1920 non è considerata più un'opzione, ovviamente dai politici, perché le masse vengono continuamente, si parla rivoluzione, quello che è stato il verbalismo rivoluzionario. Ma nell'occupazione delle fabbriche, come è ben noto, i riformisti dicono: volete fare la rivoluzione, fatela voi. E questi sono alcuni momenti da capire perché i riformisti non hanno la maggioranza nel partito, perché la maggioranza del partito è ipnotizzata, la maggioranza del partito, non quella che poi il fascismo ammazza. Perché quella che il fascismo ammazza, appunto, sono i quadri. È Nullo Baldini che vede le sue cooperative che vanno a fuoco. Sono i riformisti che sono costretti a vedere a crollare le loro case del popolo. Quindi in realtà, diciamo, è quello che volevano gli agrari, che finanziano il fascismo, è distruggere i sindacati confederali. Distruggere il socialismo che diviene. E Matteotti in qualche modo è il martire di questa situazione, di questa tragedia, che è una tragedia dei socialisti ed è una tragedia anche dei democratici. Perché Amendola, che si può mettere in paragone, no? Anche Amendola è una vittima del fascismo, anche Amendola viene ucciso dai fascisti. Ma perché? Perché avevano tentato di dare corpo a un'Italia che fosse democratica. Avevano tentato, quando si studia tutta la storia d'Italia nel suo arco, la si studia dicendo il 19 è un'occasione perduta. Perduta da un paese che viene governato dal 1919, dalla fine della guerra, dal 18, al 1920. Il paese è governato dai democratici. Nitti è il capo del governo, Amendola è ministro, sono i democratici. Salvemini è quello che guida l'associazione combattenti, degli ex combattenti. E poi la situazione si rovescia. E devo dire, ma però qua mi fermo,
perché voglio appunto sentire gli interventi degli altri, e devo dire che ovviamente la scissione comunista è qualcosa che rende ancora più difficile questa situazione. Eppure è Gramsci che nel 1920, addirittura nell'aprile del 20, dice non si può fare la rivoluzione. Ma perché era ovvio che non si poteva fare la rivoluzione, ma qualunque persona che avesse un senso capiva che non era possibile fare la rivoluzione. La rivoluzione in Russia è stata fatta perché c'era un esercito armato. La rivoluzione si fa con le armi, la rivoluzione è guerra, non è la rivoluzione. Soprattutto diciamo in un paese come l'Italia, un paese spaccato, in cui la consapevolezza organizzativa è una consapevolezza piuttosto diciamo limitata a determinate regioni nel sud noi troviamo un radicamento socialista a livello organizzativo di massa, perché poi ci sono le sezioni socialiste, non è che non ci sono nel sud, ma a livello proprio di organizzazione di massa, che è quello su cui noi dobbiamo avere l'attenzione, perché Matteotti è un grande organizzatore. È un grande organizzatore, ha ragione Fornari quando dice non si può capire Matteotti se non si capisce la condizione dei contadini, perché l'Italia è un paese contadino. Sì, certo, c'erano i primi sprazzi di società industriale, ma sono sprazzi. Nel Mezzogiorno non c'è nemmeno il grande bracciantato, tranne alcune zone della Puglia, tranne alcune zone di Terra del Lavoro, naturalmente. Però insomma, tutto il resto del Mezzogiorno è difficile, è difficile da penetrare, tant'è vero che lì c'è stata poi la frattura Turati-Salvemini. Però ecco, questo che mi preme dire è proprio questo, che in un certo senso Matteotti è veramente il simbolo di una tragedia che è una tragedia socialista. Grazie. E tu hai la giacca? Sì, che mia, me la riprendo. Anche il libro. Anche il libro. Ma io voglio non solo ringraziare di essere stato invitato, ma ringraziare Sandro di aver convocato questa assemblea riflessione, e avendola lui convocato, noi di Civiltà Socialista abbiamo rinviato un'altra cosa che avevamo, perché riteniamo che ci stanno due nodi che gravano sulle origini della ripresa socialista. Uno è non aver colto fino in fondo l'importanza, lo spessore politico e culturale di Giacomo Matteotti. La seconda, che invece riguarda, mi rivolgo alla storica, il voto del 2 giugno 1946, ebbene, diciamoci la verità, nei 20 anni del fascismo il PSI come organizzazione scomparve, ci fu la Civiltà Socialista sotterranea, ma come organizzazione c'era solo quella dei fenicotteri che venivano dall'URSS per il Partito Comunista. Malgrado questo, il 2 giugno del 1946 avvenne che il PSI prese il 21% e i comunisti il 19%. Questo perché in un certo senso fu la Civiltà Socialista sotterranea che era rimasta in quei vent'anni senza l'organizzazione del partito, che riproponeva il partito.
il crimine politico, io non esito di chiamarlo così, di due persone innanzitutto, di Pietro Nenni e di Rodolfo e di Morandi, fu che non capirono affatto che lì c'era una domanda di un socialismo autonomo, autonomo dai comunisti, alternativo all'ADC, ma culturalmente di un certo tipo, e loro diedero un colpo che è stato secondo me la ragione per cui il Partito Socialista è stata la terza, la quarta forza, fecero il Fronte Popolare, le liste uniche, e Morandi nel 51 al congresso del Movimento Giovanile Socialista disse che lo stalinismo era il coronamento della interpretazione socialista della storia e così via. Mi fermo lì e ritorno a Matteotti. Diciamoci la verità, un po' tutti hanno ritenuto Giacomo Matteotti un martire o un santino socialdemocratico, non valutando lo spessore di quello che è stato Giacomo Matteotti, espressione, se uno va a ripercorrere tutto quello che lui ha fatto nel Polesine e così via, espressione più autentica e forte del socialismo riformista, che non è il socialismo accomodante, è il socialismo che si auto-organizza nelle leghe, poi nei sindacati, nei comuni e così via, e che quindi ha uno spessore straordinario. E Giacomo Matteotti è in persona, poi ci stanno tutti gli altri, ma lui in un certo senso, anche per un straordinario lavoro parlamentare che faceva, in persona tutto questo, e per certi aspetti, se noi andiamo a rivederci anche il suo antimilitarismo, la sua contrapposizione agli agrari e così via, c'è un mix di elementi che poi successivamente, e anche la sua contrapposizione ai comunisti, che ritroviamo spezzoni di questo, ritroviamo paradossalmente da un lato in Riccardo Lombardi e dall'altro lato in Bettino Craxi, però lì c'è una corposità di tutto questo. E attenzione, la cosa che io dov'è che ho cominciato a scoprire davvero Matteotti? Nel congresso del 21, perché nel congresso del 21 tutti, quasi tutti, tranne Vacirca e Matteotti, erano, come dire, ipnotizzati, e noi faremo come la Russia, il rapporto con Lenin, il rapporto con la Russia, tutta questa dimensione, erano tutti ipnotizzati, per larga parte in modo positivo, la minoranza riformista in modo non positivo, ma tutti ipnotizzati di questo. Arriva Matteotti e dice: ma guardate che c'è un'altra cosa. Attenzione, il fraintendimento comunista e anche di Serrati rispetto al comunismo fu anche questo, perché Lenin e Trotsky, che conoscevano il mestiere, sapevano che per fare la rivoluzione ci vuole il partito armato, e lo organizzarono e fecero quello che fecero. Bene, nell'Italia del 21 c'era un partito armato, ma era il partito di Mussolini, che stava massacrando pezzo per pezzo il socialismo municipale negli enti locali e così via eccetera. E Matteotti suonò un campanello d'allarme inascoltato. Lì c'è stato un fraintendimento folle. Pensate che quando c'è stata la marcia su Roma, bene, la gran parte del gruppo dirigente socialista, comunista e così via, stava a Mosca in concorrenza per avere i rapporti migliori con Lenin, e l'unico comunista rimasto in Italia, Ruggero Grieco, persona di grande spessore, scrisse un articolo dal titolo Pietigroteide. La marcia su Roma per lui era una cosa così.
E però, chiudo, e poi il segno di, e quindi alla fin fine Matteotti fu un isolato in questa contrapposizione radicale al fascismo, e non a caso il fascismo uccise lui e non altri. E un nostro amico compagno ha scritto un libro, Nencini, dal titolo Solo, perché a un certo punto Matteotti rimase solo. E aggiungo, per essere chiaro fino in fondo, è allucinante la reazione, risposta che ci fu da parte comunista. Attenzione, una reazione e una risposta che inizia, che è l'inizio della totale demonizzazione del riformismo, proseguita negli anni 30, quando Togliatti scrisse in Morte di Turati che era morto uno degli uomini più corrotti della vita parlamentare, e così via, una demonizzazione che i socialisti hanno subito fino in fondo, tant'è che adesso tutti si chiamano riformisti. Il riformismo era una parolaccia ancora nel PSI dopo il 56-57, lo ha ritirato fuori Craxi nella mozione del 1981 del congresso di Palermo, se no riformismo, per carità, insomma, così via. Allora, per dare il segno, il senso di quella che fu quando Matteotti fu ucciso, non solo Gramsci disse pellegrino del nulla, Matteotti viene ucciso in quel modo barbarico, Gramsci dice pellegrino del nulla, ma dice di peggio nella sostanza, dice: l'obiettivo è quello di abbattere non solo il fascismo di Mussolini e Farinacci, ma anche il semifascismo di Amendola, Sturzo e Turati. Non parliamo di Bordiga, per il quale Mussolini, Salandra, Giolitti, Sturzo e Turati erano la stessa cosa. E Longo dice, sempre in morte, scrive sempre in Morte di Matteotti: la sua morte è tanto più tragica perché il segno del fallimento della sua concezione, del suo partito, del suo metodo. Secchia, né si può dimenticare che i dirigenti del Partito Socialista, Matteotti compresi, predicavano il coraggio della viltà, la non resistenza e così via. Ecco, questo è il retroterra che abbiamo alle spalle e con il quale ci si deve misurare ancora oggi. Oggi siamo di fronte a una riscoperta, vedo da molti libri, eccetera, della figura di Matteotti, ma dobbiamo cogliere, come dire, per quello che siamo, per quel pochissimo che siamo, però che la connessione, il senso, la lezione, come diceva Simona prima, di Giacomo Matteotti è il fatto che la contrapposizione della conquista fascista del potere fu rispetto al riformismo organizzato sul campo e su chi e a chi gli diede la massima voce, che fu il solo Matteotti, perché il resto anche del Partito Socialista, Turati, la persona che pure in quel periodo scrisse delle cose straordinarie come Rifare l'Italia, riteneva il fascismo un fenomeno effimero, un prolungamento dell'arditismo che, se non si rispondeva, quindi qui non era viltà, era: non accettiamo le provocazioni, non accettando le provocazioni si spegne. No, lì era in corso tutta un'altra operazione, che era quella che qua è stata, quella che è stata definita. Ecco, da tutto questo secondo me emerge una lezione storico-politico e culturale di grande spessore,
per cui noi non stiamo rievocando un santino o un martire, ma qualcosa di molto più profondo e di molto più significativo. Basta pensare, tra l'altro, che comunque c'era la teorizzazione di fare come la Russia, ma non ci fu neanche la capacità di resistere sul terreno armato all'attacco fascista, solo Picelli a Parma fece una esperienza significativa ma ereticale degli arditi del popolo. Ecco, quindi io ringrazio molto Sandro per averci consentito di fare, grazie anche a Simona, una riflessione che è fuori dagli schemi tradizionali del martiriologico. Civiltà socialista quando fai questa cosa, eh? Civiltà socialista. Noi abbiamo rinviato questa presentazione del numero 5 di Civiltà socialista al 7 maggio, siete tutti invitati al Don Sturzo, a Via delle Coppelle, il tema sarà l'attacco all'Occidente. Baldo Spini e un saluto a Giampaolo Sovrano. Anch'io ringrazio molto per questo invito e credo che ciascuno deve cercare di fare del suo meglio, e tutti insieme naturalmente, per fare di questo centenario un fatto politico e non soltanto una rievocazione storica. Cioè non può essere semplicemente un centenario per cui l'anno prossimo si passa un altro centenario, un'altra rievocazione, deve essere qualcosa che lascia una traccia. E la cosa principale che noi dobbiamo mettere in evidenza è il rapporto fra il perché Matteotti si è esposto in questa battaglia fino a perdere la vita e il suo sistema di valori e la sua sensibilità politica. Ringrazio anch'io Simona per aver ricordato gli altri morti o quelli anonimi. Ricordo per esempio, a me è toccato di commemorare a Pisa Carlo Cammeo, segretario della Federazione Socialista di Pisa, maestro elementare, che vanno a tirare fuori di scuola e ammazzano davanti ai suoi bambini, davanti ai suoi cori. Questo fatto di mettere insieme il sistema dei valori di Matteotti e il perché si è esposto così tanto ha, come è stato detto molto bene, la radice polesine. Sapete come agivano i fascisti nel Polesine? Circondavano la casa del capolega e gli intimavano di scendere. Le reazioni potevano essere due: questo non scendeva e si barricava, e allora c'era lo scontro armato. Oppure scendeva e veniva bastonato di santa ragione, magari abbandonato, legato a un palo lì vicino. Matteotti, che è un possidente, è un personaggio di una famiglia facoltosa, ma che diventa socialista al contatto con la povera gente, non poteva non seguire la difesa delle organizzazioni contadine del suo Polesine a livello politico generale. C'è una conseguenzialità nella sua posizione. Ma quello che ha detto sia Simona che Fabrizio prima servono a dire che intanto questo centenario deve smentire una specie di mantra storico. Sì, i fascisti erano cattivi, ma i socialisti erano dei deboli. Fortuna che c'era poi, in qualche modo si formò il partito nerboruto, il partito forte, quello che era il Partito Comunista. Io sono un cinefilo, lo ammetto. Non so se vi ricordate Cronaca di poveri amanti. Cronaca di poveri amanti ha il consueto falso storico, per cui c'è un avvocato socialista in belle che viene salvato sul sidecar, qualcuno se lo ricorderà, dal fabbro nerboruto che è tra l'altro il discobolo Consolini, qui parlo di cose di ricordo. Ma il fabbro nerboruto è il comunista che in qualche modo prende sotto la sua protezione l'avvocato parolaio socialista e se lo porta in salvo. E l'idea, appunto, il mantra che è stato fatto è che se il fascismo passa è colpa della debolezza socialista. E quindi, per fortuna che, certo era solo agli inizi, non poteva contrastare, per fortuna che nel contempo nasce il partito duro, il partito nerboruto, il partito che resiste, è il Partito Comunista. È stato ricordato Livorno. Matteotti a Livorno fa qualcosa di più, è arrivato per sostenere Turati, ma apprende che a Ferrara la Camera del Lavoro è a fuoco, il municipio è stato assaltato, lascia il congresso e va a Ferrara e assume la direzione della Camera del Lavoro. Tra l'altro la descrizione del suo arrivo alla stazione di Ferrara e il suo passaggio fra improperi, immaginate voi, violenze fisiche eccetera, fino alla Camera del Lavoro, sarebbe qualcosa da leggere. Perché credo, grazie agli stenografi della Camera, credo, il congresso di Livorno è tutto stenografato.
tutto stenografato. Simona, l'unica donna che appare, è Argentina Altobelli, perché le fanno presiedere una sessione, per il resto è tutto uomini. Non ce n'è uno, è una gran donna. Volete sapere allora un'altra cosa? Mussolini, quando fa il governo numero uno, cerca di metterci dentro anche qualche socialista e offrono all'Argentina il sottosegretariato. E sarebbe stata, Baldesi gli voleva andare il ministero, e Argentina, adesso qui non so se sbaglio, correggo se sbaglio, se per ipotesi assurda avesse accettato, sarebbe stata la prima donna italiana membro di un governo. Ah beh, sì. Sarebbe stata la prima donna, ma lei manda tutti a fare una girata, giustamente. Baldesi invece ha un altro punto debole. Quando Matteotti pronuncia il suo discorso del 30 maggio, io sono stato amico di Cosattini, che è il figlio del deputato che gli sedeva accanto. Cosattini figlio era stato poi segretario di Ferruccio Parri, presidente del Consiglio, eravamo amici di famiglia. E, è vero che Matteotti dice a Cosattini: adesso preparate il mio elogio funebre, ma è vero che Gino Baldesi gli dice: Giacomo, ci vuoi tutti morti, come a dire, stai esagerando e ci porterai tutti. Il tesi che sostengo, appunto, non si può capire l'esposizione così coraggiosa, ma così consapevole, perché a parte la frase detta a Cosattini, ne aveva subite tutti i colori precedentemente, quindi sapeva cosa andava evidentemente incontro con questa posizione di punta, non si può capire se non lo si collega al suo sistema di valori. E qui si comincia a mettere nero su bianco che cos'era realmente il riformismo. Il riformismo aveva dei valori piuttosto radicali, almeno in Matteotti: pace, libertà, democrazia, solidarietà, giustizia. Ma il metodo per conseguirli non era la propaganda parolaia, o non era solo la propaganda verbale, ma era la costruzione paziente di un miglioramento continuo delle condizioni delle classi emarginate. Allora la classe lavoratrice, agrarie e operaie. Oggi queste classi emarginate si potrebbero individuare, se avesse voglia. Pensiamo che a Roma, non in queste elezioni, nelle quelle precedenti, il centro-sinistra vince solo nel collegio dei Parioli, che non pare un collegio particolarmente proletario, mentre in tutti gli altri vince il centro-destra. Perché, se volete, si fa un seminario su questo, non vi voglio tenere. È avvenuto una specie di scambio di rappresentanza elettorale. Ceti di lavoratori, ceti medi si sentono più difesi dal centrodestra, e invece sul piano dei diritti civili, sul piano delle libertà e così via, il centrosinistra può raccogliere, ora questo è schematico, voti di ceti invece magari relativamente in buona situazione di reddito. Ma diciamo di più: quando Fabrizio faceva il sindacalista, il distacco fra un padrone di una delle fabbriche e l'operaio era forte, ma il distacco fra oggi il rider che porta le pizze e quello che senza fare produzione fa solo speculazione finanziaria è incomparabilmente più forte. E questi sono tutti terreni su cui chi volesse ovviamente può evidentemente operare. Ma torniamo a Matteotti. Quindi io credo che questo smentisca effettivamente questa specie di schema: se è arrivato il fascismo è anche perché i socialisti erano dei deboli, e invece porti avanti lo schema della capacità e della guerra civile, come è stato detto giustamente, scagliata dai fascisti verso i socialisti, fascisti difesi però, perché l'unico caso in Italia, anzi ce ne sono due, almeno quelli che conosco, poi adesso se sbaglio mi corrigerete, gli unici due casi in Italia in cui la forza pubblica fronteggia i fascisti scappano, sono i fatti di Sarzana, famosi, quando un tenente dei carabinieri, ma una cosa meno conosciuta è fine 24 a Firenze. Come è stato detto, dopo il delitto Matteotti c'è una dichiarazione di Salvemini, Rosselli, Manara Valgimigli, Paolo Rossi, personaggi interessanti, che scaturiva dal circolo di cultura fiorentino, che dice: noi ci iscriviamo al PSU per solidarietà con Giacomo Matteotti. Ugo Procacci, che attraverso la figlia mi ha dato l'originale. E Ugo Procacci non era lo storico, era un sovrintendente ai monumenti, un funzionario e poi sovrintendente ai monumenti di Firenze. E Matteotti, quindi, si iscrivono al PSU, interessante la frase, nonostante che le posizioni sulla guerra siano state diverse, ma vediamo nel PSU una maturazione su questo punto. Per, fa,
per colpa, diciamo così, di questa adesione, i fascisti, quando si scatena la seconda ondata alla fine del 24, assaltano il circo di cultura e mettono le suppellettili a fuoco in piazza Santa Trinita, più o meno dove c'è ora Ferragamo, per capirsi, e chiudono il circolo di cultura di autorità. Mentre si scatena questa seconda ondata di violenza fascista, c'è un momento in cui alcuni fascisti, con in testa Renato Ricci, vengono incarcerati. E allora la milizia fascista, in testa un famoso ma famigerato console Tullio Tamburini, si presenta alle murate per liberarli. E anche lì il tenente dei carabinieri dice: no. E questi vanno via, eh? Questi vanno via. Se volete una chicca storica, chi telefona dal Viminale personalmente per sostenere l'atteggiamento dei carabinieri? Dino Grandi. Ah, Dino Grandi. Sottosegretario all'interno. Ma ora questo ci porterebbe lontano. Il punto è questo: quando hanno trovato la resistenza della forza pubblica sono scappati. E questo significa che c'è stata la complicità, l'idea di poter utilizzare il movimento fascista, poi di rimetterlo buono e di recuperare la situazione. Solo che non avevano capito l'esistenza di un vero e proprio esercito armato e dall'altro lato l'abilità politica di Mussolini, che non accetta dopo la marcia su Roma di fare il governo o Salandra o Orlando come gli propongono, ma dice o io o niente, e riesce a trovare lo spazio di fare queste cose. Matteotti ha diciamo insegnato questo metodo e è stato colpito per questo, e diciamo il fascismo ha spaccato molte teste, Amendola, Gobetti, ha intimato a un cervello come quello di Gramsci di non funzionare, no? Nella famosa arringa del procuratore militare al processo Gramsci. Ma se ci pensate bene, ha fatto l'assassinio con la unità terroristica specializzata, la CECA in un caso, la CAGUL nell'altro, è riservato a Matteotti e Rosselli, eh? Ripeto, non è che hanno ammazzato solo loro, ma l'assassinio con una cellula specializzata e finalizzata, la CECA di Dumini, e nel caso di Rosselli la CAGUL francese, è riservata a Matteotti e Rosselli. E come è stato detto giustamente, sono visti come i nemici peggiori, perché è un antifascismo chiaramente non classificabile, è un antifascismo chiaramente antitotalitario. Chiaramente antitotalitario. Gli errori sono stati tanti. Rosselli, stufo di questa inattività socialista, fa un movimento per conto suo. Non aveva, o soprattutto quelli che dopo di lui, perché lui viene ucciso nel 1937, non capiscono che l'impiantamento elettorale, sociale socialista era molto più forte di quello che era successo nel partito. E quindi i socialisti prendono il 21%. E il Partito d'Azione è un glorioso 1, qualche cosa, eh? 1, su cui poi ci lascia evidentemente la pelle. Non è privo di senso però che il PC abbia avuto questa forza, se si collega questo con l'esistenza di questa ampia fascia massimalista, che non ha mai, insomma, Turati e Matteotti sono stati espulsi. Come andò la cosa? Non so se ancora 2 minuti. Come andò la cosa? Dunque, tra l'altro sono interessanti l'ultimo discorso parlamentare di Claudio Treves su questo. E nell'agosto del 1922 c'è una spedizione fascista particolarmente, scusate, 21, c'è una spedizione fascista praticamente sanguinaria a Cremona, dove c'è Farinacci. E allora finalmente c'è una mozione alla Camera in cui popolari, socialisti e parte dei liberali dicono il governo è inadeguato a fronteggiarla e sembra che si prepari un nuovo governo Giolitti. Ma Giolitti non voleva trattare con Don Sturzo, perché un prete, nemmeno parlamentare, non poteva trattare. I popolari vedevano Giolitti come il fumo negli occhi e così via, e allora la cosa non matura, Giolitti manda il segnaposto facta aspettando di riproporre la sua candidatura. A quel punto cos'è successo? Che durante questa vicenda il re ha fatto le sue consultazioni per il governo e Turati ha rotto la pregiudiziale antimonarchica andando alle consultazioni.
Cosa fanno questi massimalisti, devo dire francamente, un po' opportunisti? Lo lasciano fare. Poi quando vedono che non ce l'ha fatta, che il governo non è stato fatto, lo espellono e quindi si forma il PSU. La formazione del PSU è però uno dei motivi che spingono Mussolini a tagliar corte a fare la marcia su Roma. Ho sbagliato data di partenza. E è uno dei motivi che portano Mussolini a accelerare e muoversi, perché capisce che la nascita del PSU, ma il fatto che vengano espulsi perché Turati, non è stato accettato che Turati potesse andare a negoziare una soluzione di governo, la dice lunga. Però la storia a volte è anche la sua giustizia. Molti sanno, non quanti si dovrebbe, ma molti sanno chi era Turati, molti sanno chi era Prampolini, ma chi è che sa chi era Arturo Vella? O chissà chi era Tito Oro Nobili? Sì, se andate a vedere il film Il delitto Matteotti, guardate, vedete che a un certo punto al tavolo dell'Aventino si parla di un certo Vella, che è il capo dei socialisti massimalisti. Ma perché Turati, Prampolini e così via passano alla storia? Perché avevano migliorato davvero le condizioni della classe lavoratrice e gli altri no, si erano limitati a un atteggiamento e una posizione e una tone verbale. Allora io credo che noi oggi dobbiamo rivendicare in questo centenario che se Matteotti è stato coraggioso, è certo perché aveva una grande personalità, certo per il fatto soggettivo, ma perché le idee che portava avanti e l'impostazione riformista che portava avanti era l'impostazione più temuta dai fascisti. E da questo punto di vista dobbiamo assolutamente dire che la cancellazione di questa tradizione è qualcosa che indebolisce tutta la sinistra, il centrosinistra, la chiamata. Dobbiamo dirlo a tutte le io l'ho detto poi, potete vedere gli atti perché ormai tutto è pubblicato, l'ho detto alla Schlein, davanti alla Schlein venerdì. E se non diciamo questo, cioè dire che con l'anniversario di Matteotti non significa soltanto la celebrazione del coraggio di una persona, che è stato enorme, ma significa la necessità di ricostituire un punto di riferimento socialista e riformista che è assolutamente necessario se vogliamo rovesciare le cose, assolutamente necessario se vogliamo riprendere un cammino che da un lato è di polarizzazione di valori, dall'altro lato è di concretezza nell'azione di miglioramento delle classi lavoratrici, oggi delle classi emarginate, dovunque si trovano. Io non sono pessimista. Il fatto che siano sorti tanti libri, tante iniziative, tante manifestazioni, non è un brutto segnale, direi anzi un segnale positivo. E quindi credo che in qualche modo con Matteotti, se vogliamo, se ne abbiamo la capacità, ci viene in qualche modo restituita la parola. Cerchiamo di prendercela. Grazie Valdo. Beppe Scanna. Clarizzi, Cicchitto e Valdo hanno in modi diversi sostenuto assieme una cosa giustissima, e cioè una cosa giusta, comprovata, e cioè di come il nemico era il socialismo riformista nel suo metodo, nel suo sistema. Ma questo mi esime quindi dal riaffrontare tutto il tema che è già stato affrontato, perché è assolutamente condivisibile, e lo riporterei un attimo sulle conclusioni dell'oggi. Sono leggermente meno convinto di Valdo che ci sia un fervore di studi, di attività che noi dovremmo saper cogliere, perché in realtà lo abbiamo colto, lo stiamo facendo. Io quando Sandro mi chiese, Sipacosti e gli altri, di compartecipare all'elaborazione per questo convegno, ne fui estremamente contento,
sostenni una serie di cose, ne parlammo assieme, e cioè sostenni, scusate, ma per una serie di motivi, la voce, le cose eccetera, hanno un po' di quello. Ecco, così. Sostenni che la figura di Matteotti in quanto tale doveva essere raffrontata anche, perché non in una, in uno studio del martire, ma in uno studio storico effettivo, ma anche politico sul presente, e sul presente mi sembra che dobbiamo verificare che c'è un'assenza totale in realtà dell'indicazione politica. Questo è l'anno di Matteotti, non perché lo abbiamo deciso noi in riferimento al centenario nella morte di Matteotti, ma perché lo ha detto una legge, lo ha fatto una legge, è stato costituito, no? E quindi tutta una serie di avvenimenti e di vicende devono essere proprio per legge realizzate. Tutto questo è scomparso. Ufficialmente questo è l'anno di Gentile, di Giovanni Gentile. Cioè questo governo, nel silenzio di questo Parlamento, celebra l'anniversario della morte di Giovanni Gentile. Beh, non è un fatto, secondo me, di poco conto. Io ringrazio tanto Bonomo, che ha pubblicato un libro assieme ad Arcandizzo di grande valore, una raccolta documentale che io ho trovato, ho avuto modo di studiare, veramente importante, fondamentale per i documenti che contiene. So del grande lavoro fatto presso l'archivio storico del Senato attorno a Matteotti, ma in modo particolare attorno al processo inerente a Matteotti, se la complicità del re, di cui si è ampiamente parlato, però anche nel fatto che il Senato, modificato secondo le volontà di Benito Mussolini, con l'immissione di un notevole gruppo di parlamentari, quindi modificato nella sostanza dei numeri e delle personalità, fu trasformato in Alta Corte di Giustizia e fu redatto un processo che aveva come protagonista Del Bono ed altri, e grazie ad un lavoro certosino tutta questa documentazione è oggi visibile per chi? Ma per gli studiosi che possono accedere all'archivio storico, anche se informatico, del Senato. Nessuno lo sa, non viene detto, quasi a dire, ragazzi delle scuole, docenti di qualsiasi ordine e grado, ma soprattutto di quelli che preparano i ragazzi per la maturità, non occupatevi nell'anno di Matteotti di Matteotti, fate in modo che i documenti non si leggano, così che se per caso ci fosse per caso qualcuno che avesse il ghiribizzo di proporre per la maturità classica un tema su Matteotti, non se ne abbia a che vedere o a che fare. Però su Giovanni Gentile vi raccontiamo tutto, facciamo un anno gentiliniano, croce Gentile, Gentile di qui, Gentile di là. Beh, questo naturalmente poi fatto da quel ministro di grande cultura che è il nostro ministro, insomma, il quale è riuscito a ripubblicare un libro di Murzia vecchio su Prezzolini, aggiungendoci alcune pagine, insomma, di scarso valore, così come era scarso valore il libro di Murzia. D'altra parte anche lo stesso che 2 anni fa, prima dello scoppio della guerra, pubblicò 400 ricche pagine di elogio di Putin. Adesso se ne è completamente dimenticato, perché queste funzioni storiche del ministro San Giuliano sono note. Dico, ma non è questo il problema, non stiamo parliamo soltanto di San Giuliano, in realtà siamo proprio sicuri che questa cultura dell'inganno, che si è perpetrata
nel corso di un secolo attorno al socialismo riformista e che voi avete illustrato in modo serio, brillante e continuo, non sia ancora oggi, sotto varie forme, non soltanto continua perché continua, ma perché non c'è assolutamente nessuna volontà di modificarlo. È vero che Sua Maestà il Re dichiarò a Bonomi che era andato a trovarlo, presentandogli le prove del coinvolgimento di Mussolini, che lui era sordo e cieco perché i suoi occhi e le sue orecchie erano la Camera del Senato. Ma quello stesso Senato ebbe difficoltà ad assolvere De Bono, e la sentenza è una sentenza di assoluzione, diremmo oggi, per insufficienza di prove. Immaginate, con una maggioranza fascista non ebbero neanche la possibilità di dire sono innocenti. E quindi in questo c'è il coinvolgimento di una cultura profonda, così quanto è profonda la civiltà socialista di cui parlava Valdo, e cioè di questo radicato antisocialismo democratico, riformista, che metodologicamente sceglie la strada della democrazia parlamentare e la costruzione degli del rapporto sociale, no? Guadagnato con la contrattazione, col lavoro, con la partecipazione, e di cui Matteotti è un simbolo fondamentale. Ma è un simbolo importante perché io penso che, al di là del valore dei numeri, ha ragione sulla civiltà socialista Valdo quando dice poi i socialisti preso il 21% e l'1,5% gli azionisti. Ma questo in qualche modo, Valdo, scusami, non è che personalizzo, ma è una storia, in qualche modo è anche sottace quello che di grande è stato l'aventinismo. Poi questo è un tema che voglio toccare perché poi anch'io arrivo alla conclusione velocemente fra le tante cose da dire. Perché l'aventinismo è stato ed è passato in forma condannata dalla storia e dalla politica, come forma di impotenza dimostrata fisicamente. In realtà l'aventinismo è stata una opposizione possibile che alcuni hanno pagato con la vita. Fra l'altro ci furono 126 parlamentari, se non vado errato, che furono cancellati d'ufficio perché avevano partecipato all'Aventino. Fu considerato un crimine. E l'aventinismo è invece la difesa alta, grande, di quello che è il concetto di democrazia rappresentativa e parlamentare, e che nello stesso tempo consente l'apertura di un grande processo, che è il processo che lancia prima delle sue colonne del mondo Amendola, che poi viene ucciso, ma che viene ripreso dai fratelli Rosselli e che in qualche modo ricongiunge ancora di più al socialismo riformista dopo la rottura che c'era stata proprio con Turati di Salvemini. Perché quando Salvemini rompe in modo particolare con Turati, non sul problema dei combattenti, ma la rottura è precedente, riguarda l'accordo sul sistema elettorale, dove questo grande campione, per me fondamentale, che è Gaetano Salvemini, non accetta
la posizione dell'accordo che Turati svolge sul sistema elettorale, perché il sistema elettorale esclude gli analfabeti. E il meridionalista Saluto Emini dice: ma come, nella stragrande maggioranza nel sud sono analfabeti, no? Cioè sostanzialmente sono esclusi dal sistema elettorale. Noi dobbiamo fare sì un socialismo eccetera, ma attraverso Matteotti in realtà riprende questo tema, e lo riprende, noi lo vediamo nel dibattito che ha con Benedetto Croce, ministro, proprio sul sistema dell'istruzione. E a Benedetto Croce, che si vanta delle 2000 scuole elementari che verranno aperte, il metodo Matteotti, che è quello del sapere le cose, del parlare sulle cose, dimostra numericamente che 2000 non sono niente a confronto delle necessità che ci sono. Però è Matteotti che lo fa, e Gaetano Salvemini ha adesso un'attenzione diversa nei confronti del socialismo riformista, che ha sempre come leader Turati, in questa differenziazione non sul sistema, che è identico, ma sul metodo di attuazione. Quindi questo rapporto, che è un rapporto che sfocia in un altro tipo di rapporto, che è quello che nascerà proprio grazie ad Amendola, ossia l'aggregazione, grazie all'Aventino, di questi due gruppi parlamentari, Camera e Senato, a cui aderiscono un certo numero di mi pare 11, fra deputati e una più 16, no, il contrario, 16 della Camera e 11 deputati, e che diventa un gruppo parlamentare, no? Ma questo gruppo parlamentare è attrattivo nei confronti di altre forze politiche che cominciano a costituirsi e che diventano quel nucleo attorno al quale si vanno a formare, no? Il partito dei Rosselli, e poi Giustizia e Libertà e Azione, il partito d'Azione, con dentro Dall'Amalfa, gli altri, cioè, quindi un mondo ricco. È vero che poi questo mondo ricco non va a coagularsi elettoralmente, ma diventa una spina dorsale del sistema riformistico italiano, soprattutto in vista della Costituente. Cioè, pensate a Calamandrei, tanto per dire questo. Ecco perché questo anno matteottiano è un anno importantissimo. Ecco, io sogno, perché essendo vecchio sogno, e a me piacerebbe che parlamentari ed ex parlamentari il giorno 10, ma anche l'11 e il 12, occupassero la sala della Lupa, no? E lo rifacessero l'Aventino, come testimonianza contro quelli che hanno tradito il Parlamento, la Repubblica e l'anno matteottiano, no? Perché quello che doveva essere fatto non è stato fatto, quello che era previsto da una legge non è stato fatto. Il Parlamento è stato ancora una volta negletto, e non si può essere socialisti, riformisti, senza aderire alla democrazia rappresentativa, e se come democrazia rappresentativa l'istituzione parlamentare. Quindi questo deficit totale che noi, e giustamente, grazie Sandro, riempiamo, non può non tenere conto di questo vulnus profondo che c'è nel paese. Ma voi avete sentito, io non lo so, siccome leggo i quotidiani, perché ancora li leggo, dico, ascolto la televisione ed altro, e me di questo anno matteottiano, per la verità, dico, ringraziamo Bonomo, ringraziamo chi ha pubblicato alcuni libri che sono anche importanti, dico non ho avuto il tempo di leggere quello di Funicello, perché è uscito ieri e il mio libraio me l'ha dato oggi, in un'ora non sono in grado di leggere un libro, ma sono certo che sicuramente sarà anche lui un libro importante da leggere.
questo perché non c'è soltanto la maledizione gramsciana, ma c'è anche Gobetti, perché anche Gobetti è corresponsabile, che è morto, sia chiaro, mica non sto parlando, ma della valutazione di quello che è Matteotti, di quello che è stato il socialismo riformista, di questo desiderio della democrazia, della libertà e della democrazia della libertà personale che difende Matteotti, che peraltro questo l'aveva studiato proprio come giurista, laureandosi all'Università di Bologna, mi pare, con una tesi sull'argomento, e la dimostrazione di quanto ancora lunga e grande sia la strada da compiere. Questa strada fatela se potete, occupatela sta Ventino, fatelo, cioè, chi può, chi conosce qualche parlamentare glielo dica, perché bisogna avere il coraggio di essere minoranza, perché il coraggio di essere minoranza anche sapendo che si poteva essere maggioranza. Mussolini, ha ragione Valdo, ha costruito e ha creato e organizzato il movimento fascista, scusa per Mussolini, diversi omicidi in questo paese, ma gli omicidi di Stato sono due, sono quelli che riguardano Matteotti e quelli che riguardano Rosselli, e non è soltanto un problema di odio personale, è la paura della realtà vera. Perché? Perché l'hanno visto durante la legge Acerbo. Se non ci fosse la legge Acerbo, non aveva la maggioranza in Parlamento dell'Assemblea per passare. È passata perché quasi 200 deputati non si sono presentati a votare e gli altri, alcuni, soprattutto i popolari, hanno votato a favore della legge, ed alcuni liberali. Ma questo perché? Ma perché c'era l'altro grande vulnus del sistema, che è stata la Chiesa Cattolica. Perché la Chiesa Cattolica ha appoggiato la legge Acerbo, e sapendo di appoggiare un fascismo che era un fascismo violento. E lo stesso De Gasperi ne sa qualcosa. Noi ne leggiamo nei diari di Nenni che quando Nenni rientra da un suo viaggio in Cina nei primissimi anni 50, essendo De Gasperi ancora capo del governo, De Gasperi lo chiama e Nenni gli racconta il suo viaggio in Cina, e De Gasperi, annota Nenni nei suoi diari, lo invita a rompere quanto puoi prima con Togliatti per poterlo appoggiare presto, perché lui non ce la fa a tenere la destra. Praticamente gli dice: la Chiesa, no? Non mi appoggia, io sono solo, devi muoverti. Il che mi ha fatto ricordare Turati e Giolitti, non perché chiaramente la storia si ripete, ma sarebbe un errore pensare che la storia non sia la base, lo strumento fondante su cui l'agire quotidiano si organizza. E quindi proprio questo, e io concludo, mi fa dire che in questo agire quotidiano noi abbiamo tante possibilità di movimento, solo ad un patto, che ci rendiamo conto che forse non è vero che, come diceva Eco e sostiene oggi Canfora, no? Vi sia il fascismo eterno, ma una cosa è sicura, che sottacere gli argomenti è proprio voluto, perché non si deve dire che Mussolini era un criminale, che sapeva d'essere un criminale, perché sì, è vero che era un uomo intelligente, capace di organizzare la politica, tempista come tutti coloro che sanno fare politica, ma era un criminale, e quindi non per odio ma per crimine. E governare facendo finta di non sapere che Mussolini è un criminale e che Gentile
nel discorso del Campidoglio, ricorda nel stesso 1943, un mese prima del Gran Consiglio, la necessità di essere vicini a Mussolini e all'unità nazionale, e dopo, nel settembre, lo riappoggia fino ad arrivare ad essere il suo collaboratore a Salò, credo che sia un grave errore. Questi napoletani, diciamolo, sempre più di la casa a Firenze, diciamo. Pochissimo. Ciao Aldo, grazie. Scusa Luigi. Ciao Simone. Parlo. Grazie sempre. Ciao, grazie a te. Ciao. Ciao Aldo. Sì. Posso. Scusami se non ti ascolto. Beh. Ho capito che assolutamente ne ho sentite di peggio, quindi abbiamo le spalle larghe, diciamo così. Io partirei da un punto, da un tema di grande attualità che credo possa in qualche modo far ritenere Giacomo Matteotti poi un nostro contemporaneo. E vengo al tema dell'iniziativa, ringrazio Sandro per l'iniziativa e per avermi invitato, che è un tema di cui oggi si dibatte, ma si dibatte poco, che è lo svuotamento democratico al quale noi stiamo assistendo in Italia e nel mondo. Veniva ricordato prima che la democrazia parlamentare è in pericolo, non è soltanto in pericolo in Italia, ma evidentemente questo germe, insomma, dell'autocrazia sta infettando, guarda caso, proprio i paesi a democrazia avanzata. Se pensiamo a quello che è successo e che sta succedendo oggi negli Stati Uniti con il ritorno di Trump sulla scena politica, ma quello che è successo prima con la vicenda di Capitol Hill, un vulnus, insomma un colpo mortale quasi inferto alla democrazia americana, culla della democrazia moderna, noi assistiamo ad uno svuotamento democratico che rappresenta oggi uno dei pericoli che corre tutta l'umanità. E la minaccia alla democrazia parlamentare è una minaccia concreta. Quello che vediamo per esempio e che avviene oggi in Italia, se seguiamo il dibattito politico e facciamo le nostre riflessioni, analisi, valutazioni sull'andamento dei flussi anche elettorali, no, degli ultimi anni, e oggi in Italia per esempio un elettore su due non vota. Siamo vicino a una soglia quasi del 50%. C'è una scarsa partecipazione democratica, ora non entro nei dettagli, nei meandri del tema e le questioni che hanno poi portato a tutto questo. Sicuramente hanno inciso in questi anni delle leggi elettorali che non hanno avvicinato il cittadino alle istituzioni democratiche del Paese, hanno allontanato il corpo elettorale dalle istituzioni democratiche e abbiamo assistito ad un fenomeno molto diffuso negli ultimi 20-30 anni caratterizzato da una certa volatilità, no, del corpo elettorale, quindi da destra a sinistra si passa con molta facilità e forze o soggetti politici del 2% arrivano a raggiungere cifre stratosferiche intorno al 28-30%, diventano forza di governo ed esprimono anche il premier, come è avvenuto nell'ultima elezione politica, quella del 2022. E il tema della partecipazione, della scarsa partecipazione democratica, è il tema della democrazia. E quello che sta avvenendo non è soltanto questo, e in maniera preoccupante forse se ne parla poco,
E qui devo dire che un po' tutte le forze politiche tacciono, non sempre affrontano l'argomento, la questione o le questioni che riguardano un punto centrale. Intanto un paese è libero quando è democratico, se non c'è democrazia non c'è libertà. E quando si varano, si cerca in qualche modo, si tenta in qualche modo di varare delle proposte di riforma scellerate che in qualche modo minacciano quella democrazia parlamentare, perché minacciano non solo la democrazia parlamentare e minacciano anche l'unità del paese, e mi riferisco a due proposte, insomma, da un lato l'autonomia differenziata di cui si dibatte, dall'altro la riforma presidenziale, no, del governo, dove, che prevede peraltro l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che ha la possibilità di sciogliere anticipatamente le Camere, caso unico nei paesi occidentali. Mi sarei aspettato l'esatto contrario, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma non certamente del Presidente del Consiglio, che mortifica un pezzo importante delle nostre istituzioni, che è il Presidente della Repubblica, che viene ridotto ad uno spettatore, ad un arbitro passivo, no, delle vicende istituzionali, mentre la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica una funzione importante di garanzia, no, di rispetto delle regole e di arbitro delle vicende istituzionali. E, insomma, ci rendiamo conto che la democrazia è in pericolo. L'idea che si è diffusa in questi anni, se da un lato è l'autocrazia che affascina in qualche modo, e devo dire colpevolmente anche una certa parte del mondo della sinistra, no? Alcuni intellettuali si sono spesi negli ultimi anni, no? Sull'uomo solo al comando, che decide per tutti, le decisioni sono rapide, poi si mortificano i parlamenti nazionali, che sono quei luoghi deputati dove avviene la discussione, il dialogo, il confronto, che sono quei luoghi dove poi si decide, sono i luoghi rappresentativi, quelli che rappresentano un popolo, una nazione. E se in Italia l'articolo 1 ci dice che la sovranità appartiene al popolo, bene, la sovranità si esercita attraverso il voto, la rappresentanza è il Parlamento. Se il Parlamento non discute e non decide, stiamo parlando di un'altra cosa. E se queste riforme vanno in questa direzione, e vanno purtroppo in questa direzione perché minacciano l'unità nazionale e minano quella coesione sociale e quel principio solidaristico a fondamento poi dei principi fondamentali della nostra carta fondamentale che i nostri padri costituenti scrissero nel 1946, e indubbiamente dobbiamo stare con gli occhi aperti. E cito questo perché, e parto da un pericolo per la democrazia che non è di poco conto, non solo qui in Italia per le cose che si sta cercando di realizzare, che questa maggioranza, questo governo cerca di portare avanti e di realizzare, ma è quello che sta avvenendo un po' ovunque, in Europa e nel mondo. È un tema che riguarda tutte le democrazie mondiali, e questo ci deve far pensare quello che si diceva prima: il centenario non deve essere soltanto un modo o un momento per ricordare la morte di un uomo, di un grande uomo, di un grande politico come Giacomo Matteotti. È un momento anche di riflessione, perché quello che ha rappresentato Giacomo Matteotti e ne ha segnato poi e condizionato la sua vita fino all'estremo sacrificio, è, insomma, oggi ritorna. Ritorna perché il tema è sempre questo, la democrazia. E Matteotti viene ucciso perché? Perché voleva difendere la democrazia parlamentare, voleva difendere la libertà di espressione, la libertà di opinione. Era contro un sistema che metteva a tacere gli oppositori in un modo o in un altro, un sistema che era fondato sulla violenza. E questo Matteotti lo denunciò pubblicamente in Parlamento pochi giorni prima di essere rapito, di essere sequestrato e di essere poi assassinato, e il mandante è Benito Mussolini, non ci sono dubbi.
e se qualcuno ancora oggi nutre dei dubbi al riguardo, lo invito a leggere gli atti del processo e dell'istruttoria condotto dal magistrato Mauro Del Giudice. Basta leggere quegli atti per rendersi conto delle chiamate in correità degli imputati e tutti indicano in Mussolini il mandante dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Allora, l'attualità, e che è il tema della iniziativa, Matteotti muore per difendere la democrazia, per difendere la democrazia parlamentare, per difendere la libertà. Oggi questo deve essere ricordato, e deve essere ricordato proprio perché sta avvenendo in Italia in forme diverse, insomma, perché è in forme diverse, ma sta avvenendo la stessa cosa. Ragioniamo su quello che si sta facendo, ragioniamo sulle proposte di riforma, no, dell'architettura costituzionale di questo paese, attribuire il potere in mano a pochi, cancellare la democrazia parlamentare, che vuol dire cancellare le prerogative del Parlamento, la discussione, la legiferazione e quella rappresentatività che rappresenta appunto il sistema parlamentare, non solo in Italia, laddove è presente ovviamente nel mondo democratico, è il bavaglio. Matteotti muore perché non ha taciuto e ha denunciato le cose che avvenivano nel paese ad opera dei fascisti pubblicamente in Parlamento. Addirittura veniva poi sequestrato e ucciso, guarda caso, il giorno prima dell'11 giugno, quando sempre in Parlamento avrebbe dovuto tenere un discorso per denunciare le mazzette e le tangenti dello scandalo Sinclair. Questo per dire chi è l'uomo. E qui, per concludere, ci sono due momenti, perché la morte di Giacomo Matteotti, ed è qui la sua attualità, faceva paura da vivo, faceva paura anche da morto, e ancora oggi, devo dire, si citava la legge Segre e sulla questione dei fondi, no, certo, per le iniziative, certo. Ecco, quello è l'esempio di come da morto Giacomo Matteotti faccia ancora paura. Da morto, perché sono le idee che fanno paura, non l'uomo che le esprime, sono le sue idee che fanno paura. E noi abbiamo avuto la possibilità oggi, e abbiamo ottenuto, ma è stata una dura lotta, anche la possibilità di emettere proprio il 10 giugno del 24, un franco, del 2024, un francobollo commemorativo. È stata una nostra battaglia, scusatemi se la rivendico, non è stato semplice, abbiamo trovato molti ostacoli, ma ci siamo riusciti. La morte di Matteotti segna due cose. Uno, inizia con la sua morte la lotta antifascista, inizia in questo paese, si radica una cultura antifascista nel nostro paese. E in secondo luogo rappresenta la sua morte il ricongiungimento tra morale e politica, perché poi questo era Giacomo Matteotti. Una morale senza politica, una politica senza morale, per Matteotti non aveva ragione d'essere. Cioè sono due facce della stessa medaglia che dovevano caratterizzare l'agire dell'uomo politico. Senza morale l'uomo politico non era nulla, non poteva essere un politico, non poteva fare politica. Ed è questo che ha segnato la vita di Giacomo Matteotti e la sua morte. E lui è andato incontro alla morte sapendo che sarebbe stato ucciso. Ne ha subite di aggressioni, che l'omicidio fosse premeditato anche qualche giorno prima, perché doveva partecipare a un congresso a Vienna di socialisti. Finalmente poi gli diedero il permesso, ma avevano organizzato a Vienna l'omicidio di Giacomo Matteotti, non qui in Italia, il 10 giugno del 24. Poi Giacomo Matteotti non vi partecipò, rifiutò per motivi familiari, fu poi invece sequestrato e ucciso il 10 giugno del 24. Allora l'attualità del pensiero matteottiano è tutta qui, in quell'aforisma che avete più volte ricordato: uccidete pure me, ma l'idea che c'è dentro di me non la ucciderete mai, perché è quella la grande forza e la grandezza di un uomo, come lo definì Gobetti, coraggioso, sì, ma straordinario, di grande levatura morale, dagli alti valori di libertà e di democrazia. È per questo che noi dobbiamo considerare oggi Giacomo Matteotti un nostro contemporaneo, perché quelle battaglie sono le battaglie di oggi.
attenzione, c'è un pericolo democratico e non dobbiamo indietreggiare, non dobbiamo aver paura, come fece Giacomo Matteotti, che denunciò quello che stava avvenendo nel nostro paese in quegli anni terribili. E noi dobbiamo andare avanti su questa strada e dobbiamo costruire un fronte del no contro riforme che rischiano di gettare nell'oscurantismo, diciamo, politico il nostro paese, ma di farci tornare indietro di parecchi anni. Le nostre battaglie di civiltà per conquistare la libertà, per l'affermazione dei nostri diritti e l'affermazione anche dei principi democratici, non dobbiamo e non possiamo dimenticarli. Quindi ecco il grande insegnamento, la lezione che oggi ci lascia un uomo come Giacomo Matteotti. Grazie a Luigi Ferro. Umberto? Umberto Cosi. Poi dopo è Musmeci e Pedroni, e teniamo. Vai compagno Cosi, allora, vai. Allora, buonasera a tutti, Sandro, ci conosciamo, non ti ringrazio perché è in me il ringraziamento. Se mi consentite, onorevole Cicchitto, vorrei esordire in questo modo. Mi sentite? Si sente? Il microfono, devi parlare il microfono. Sì, sì, sì. E poi diciamo, mi avete stuzzicato un pochino. Allora, come certi profili di montagna delineano nella immaginazione fervida del popolo figure leggendarie del passato, così ai vertici della vita morale e politica Stefania Pietrosanti del nostro paese si staglia sempre più nitidamente la figura del primo segretario socialdemocratico Giacomo Matteotti. Con il suo sangue suggellò il vero atto di nascita e la profonda ragione di essere del Partito Socialista Democratico. Sono le parole che Giuseppe Saragat pronunciò a Lungo Tevere Arnaldo da Brescia il 10 giugno del 1954, quindi a 30 anni dalla morte, e di fatto assegna con un atto di grande magnanimità a Giacomo Matteotti. No, no, non lo è stato per la storia, chiaramente. Allora, ho apprezzato il coraggio dell'onorevole Cicchitto nel dire la verità. Io, quando sei tornato, ho detto è inutile che io parlo, perché hai detto delle cose che sono incontrovertibili. C'è stata quella che si chiama damnatio memoria, che, attenzione, inizia già il 27 giugno del 24, quando nel Parlamento italiano, per onorare per riunirsi e denunciare il rapimento avvenuto pochi giorni prima, il Partito Comunista non partecipò. È iniziata là la dannazio memoria, l'oscurità, che è proseguita ben oltre il 57, fino ai primi anni, i primissimi anni del 1960. Ma non si è oscurato il martire fino a quel periodo. Soltanto il PSD ricordava Giacomo Matteotti, non certo il PC e un pochino meno, diciamo la verità, anche il PSI. Non credo di offendere qualcuno, di dire cose che possano suscitare un contraddittorio. E allora non celebriamo il martire, è vero, l'abbiamo detto, l'ho sentito, l'avete detto tutti. Celebriamo un'idea, una idea forte di riformismo, e si è oscurato quel termine, quel modo di essere, quel modo di tendere al socialismo attraverso un processo riformatore. È stato ricordato il 21. Togliatti, Beppe, ascolta bene questo passaggio. Turati disse a Togliatti: la levatrice della storia non è la violenza, noi tendiamo al socialismo attraverso le riforme.
l'azione riformatrice è rivoluzionaria. E allo stesso modo Prampolini, a cui, perché Matteotti ha attinto da Turati, da Treves, da Prampolini principalmente. Ciao Luigi. Ciao, ciao Luigi, non ti preoccupare, buon viaggio, buon rientro. Prampolini dice ai comunisti: la rivoluzione non è politica, non è violenza, è sociale. Esistono due sistemi su due piani diversi: il sistema dei borghesi e quelli del proletariato. Noi non dobbiamo distruggerla la borghesia, noi dobbiamo distruggere i due piani. E noi non, la lotta di classe non è una guerra di classe. Noi riconosciamo le proprietà riformatrici dell'azione politica anche rispetto ai governi conservatori. E lo sapete, penso che tu, Beppe, richiamato Ovaldo, non mi ricordo, il fatto che Mussolini sapeva far politica non era soltanto un criminale, era pure un paravento. Perché chiama a raccolta alcune parti deboli del Partito Socialista e della CGL, voleva rompere un fronte, tant'è che Baldesi era pronto a entrare al governo, è Matteotti che si rifiuta, perché prima Matteotti e Turati tentano di avere un dialogo con la borghesia illuminata, moderata e illuminata, e risponde in questo modo. Poi, diciamo, non andò così per Mussolini. Avete ricordato la figura, diciamo, di uomo che lavorava. Allora, lui non aveva praticamente tempo libero, la famiglia la vedeva poco, ha fatto qualche gita in montagna, ma era uno che lavorava, diciamo, giorno e notte, tant'è che la frase di Seneca calza a lui perfettamente: agenti nullus dies longus est, il giorno non è mai lungo per chi lavora, e lui era esattamente così. Non mi piace quando viene definito intransigente, che non è un termine peggiorativo, perché dà l'idea di un uomo pignolo. Lui non lo era, lui era intransigente, diciamo, sui valori, questo assolutamente. Non amava i lusingatori e aveva un senso, non aveva una fede trascendente Giacomo Matteotti, come non ce l'aveva Giuseppe Saragat, che si converte dopo la morte di sua moglie. Però aveva un senso religioso della vita, un senso religioso della vita. E mi piace anche ricordarlo in alcune sue vicende, quando lui a Bordiga gli dice: tu vuoi abbattere il governo dei capitali, io faccio la lotta al capitalismo, ma io voglio abbattere il capitalismo, non il governo dei capitalisti. E insomma, non era facile, no, rivolgersi così a Bordiga, non era facile, era un uomo coraggioso. Allora, quello, l'attualità, adesso stringo un pochino, io temo, ma mi sbaglio sicuramente, sento tanti compagni, io sono matteottiano, turatiano, io sono uno che gli piace leggere, studiare, tutta la mia vita ancora oggi la trascorro all'università, quindi io non sono convinto che si conosca esattamente cosa significhi essere turatiano, matteottiano, socialista riformista, questo termine, come detto te, super abusato. Turati preferiva definirsi gradualista. Loro, nelle condizioni, figli del positivismo, del pragmatismo, erano d'accordo a parlare con quella parte della borghesia moderata, chiamiamola illuminata. Non c'era un odio, una preclusione. Allora mi domando, un matteottiano oggi nel 2024, perché non guardare a un'area
Attenzione, dopo la guerra in Europa i socialdemocratici hanno governato sempre con i liberali, con un mondo, no, che ha fatto l'Italia di fatto, no? I governi liberali ci hanno accompagnato fino, no, fino al fascismo, con qualche piccola, diciamo, parentesi. Allora, quando si dice, ma io sento tante volte un veleno contro alcune posizioni che si potrebbero invece assumere, per me il PD, lo dico chiaramente, non voglio offendere nessuno, è un partito che definisco quasi di sinistra. Se non risolve dei problemi al suo interno non può mai chiamarsi Partito Socialdemocratico, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è un'offesa alla storia, è un'offesa alla cultura, è un'offesa ai suoi elettori che sono convinti di votare un partito di sinistra. Io non so che partito sia il Partito Democratico, so che fa del sinistrismo chiassoso, che urla delle cose, ma non adesso con la Schlein, che è una brava ragazza, per carità, ma anche con Rigoletta, che era un democristiano e ha fatto il democristiano, giustamente, non poteva fare il socialdemocratico. Rutelli disse: non morirò socialdemocratico. Stai tranquillo, Francesco, stai tranquillo, lo sappiamo, lo vediamo. E allora l'appello è, utilizzo un pochino la tribuna che mi dà, che mi concede Sandro, riunire le membra del socialismo riformista, quello che io mi piace chiamare le membra di secta, questo è il progetto vero, ma che deve nascere su un sentimento turatiano e matteottiano, autenticamente riformista. Non c'è alternativa, tertium non datur, o il Partito Democratico, sì, no, smette di assumere una presunzione culturale e morale che non ha mai avuto, non adesso per le ultime vicende, io sono garantista, certo, per me vale, no, il terzo dovrebbe valere il quinto grado e sette processi, però è insopportabile, anche perché sta supremazia culturale, dopo aver sentito Beppe Scanni, sì, Cicchitto, Valdo Spini, cioè, voglio dire, ma dove sta? Ma dove sta? Ce l'abbiamo noi, perché la storia ce l'ha consegnata e l'abbiamo saputa interpretare. Quindi il PD è sicuramente un partito importante per ricostruire un'area socialista e riformista, ma non possiamo aspettarlo all'infinito. Il più grande demagogo, per Matteotti è stato Giolitti, proprio lo chiamava il grande demagogo, è stato vicino a lui fino al 1911, la guerra in Libia, poi insomma le cose succede che si litighi, ma è stato Mussolini, e diceva che è capace di tagliare l'aria con un trancetto. E beh, noi ce l'abbiamo un partito, non per carità, con, no, con il che possa ricordarci il PNF, no? Non mi fraintendete, ma sul piano del populismo Giuseppe Conte è il campione del mondo, e allora il PD, invece di parlare e lavorare con l'area socialista, riformista e democratica e gradualista, parla con Giuseppe Conte. Io ho finito, voi avete capito però, Baba. Spiega un po' qua cosa di tempesta. No, vabbè. Non me la ricordo. Non è che deve nascere un nuovo partito. Allora, Lipset e Roccan sostengono, sono, Roccan è un sociologo norvegese, le quattro grandi fratture, clivage, fratture sociali che avvengono nei grandi cambiamenti. Noi stiamo vivendo una frattura tra il potere politico, economico, finanziario e quello del mondo del lavoro. Non deve nascere per forza, nascono lì i partiti, i primi movimenti socialisti nascono con la prima rivoluzione industriale in Inghilterra 1750, grosso modo. Noi dobbiamo rifare il nostro partito, noi dobbiamo semplicemente rifare il nostro partito, ma siamo vittime di, ho inventato un neologismo se vi interessa, siamo vittime di entità bosoniche, il bosone, e quindi a noi ci piace l'entità bosonica, e quindi essere microscopici, essere visti col microscopio elettronico ad alta risoluzione, a noi
se abbandonassimo un pochino l'accattonaggio politico e ritrovassimo uno spirito di coesione, veramente finisco adesso. Matteotti scrive a Turati, non è stato mai rose e fiori il rapporto tra loro due, grande rispetto, grande amore, la commemorazione dei Turati, se io la leggo ancora piango, ma scrive una lettera a Turati su critica sociale e gli dice: è giunta l'ora di rifare pace con i massimalisti che l'avevano cacciato via 2 anni prima. Ormai si sono insomma, non sono più terza internazionalisti e ormai si sono affrancati da Mosca. Ci dividiamo per invidie personali, per risentimenti personali e per piccole cose teoriche. E qui Turati, Cicchitto, ma deluso. Turati non gli pubblica la lettera e qualche giorno dopo scrive su critica sociale: noi non ci riunificheremo mai con i massimalisti. Dopo qualche giorno, e questo succede 2 mesi prima del rapimento di Giacomo Matteotti. Io vi chiedo scusa se mi sono prolungato, però quando parlo di Giacomo Matteotti, no? Finisco, oggi è il 17 aprile. C'è una ricorrenza importante, il rastrellamento del Quadraro. Io sono stato invitato da Rai Storia attraverso Riccardo Sansone, parteciperò nei giorni prossimi perché hanno pubblicato la foto di mio nonno Raffaele Costi, comandante partigiano dell'ottava zona. Anche lì c'è stata, anche lì, la damnatio memoria, e Silvano Costi, che è stato collega parlamentare socialdemocratico di Fabrizio Cicchitto, giovane partigiano combattente, giovane turco, a 17 anni, 18 anni stava a Palazzo Barberini. Musmeci. Ah, sì, oh. Che paura! Allora, intanto ringrazio per l'invito e ringrazio gli organizzatori. Ringrazio Radio Radicale che ogni volta c'è un qualunque evento politico, c'è sempre, visto che prima si è parlato di libertà e di comunicazione, di giornalismo, forse uno dei pochi organi veramente liberi di questo paese. Ora, attualità del pensiero politico di Giacomo Matteotti. Allora, per quanto riguarda Giacomo Matteotti, iniziamo con il punto di vista della Federazione Giovani Socialisti. Si è detto prima che Matteotti è un simbolo, per noi lo è di più. Lui prima si tessera alla Federazione Giovani Socialisti, poi aderirà al PSI. Il figlio di Giacomo è un protagonista della nostra storia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la disfatta del fascismo, la Federazione Giovani Socialisti viene rifondata dal figlio di Matteotti, che tra l'altro ha combattuto in Spagna, ha combattuto in Italia, quindi c'è questo legame molto forte con Matteotti. Sulle commemorazioni, su questo saremo abbastanza eretici, perché sì, sono molto sottotono e sta a noi invece far casino. Su questo ci possiamo giurare. La Federazione del Veneto si sta già organizzando a Frattapolesine e poi faremo un evento nazionale. Ora, quando mi hanno offerto insomma di parlare, ero un po' preoccupato perché io su Matteotti non sono uno specialista, quindi ho studiato, come tutte le persone ignoranti dovrebbero fare, aprire almeno un libro. E c'è una frase molto bella di Matteotti: realizzare il socialismo è opera profonda e aspra di trasformazione ed educazione sociale. Io così potrei concludere e andare via, però vi voglio torturare un altro pochino.
Io penso che questa frase sia un po' il nucleo di tanti discorsi che si potrebbero fare su Matteotti. E tutte le volte che l'FGS fa politica, fa una politica soprattutto di educazione, fa una politica culturale innanzitutto. E quando uno si avvicina all'FGS, la prima cosa che mi viene spontaneamente da dirgli è: leggi. Ora, trasformazione ed educazione, nucleo del riformismo, cambio la società ha un nuovo impulso politico e allora lì il movimento è tutto, il fine è nulla, come sappiamo bene. Però oggi nello scenario giovanile Matteotti è veramente molto sottotono. Intanto perché i giovani che fanno politica sono dei nerd, sono minoranza. E i giovani socialisti sono minoranza e le giovani socialiste nella minoranza. Non è vero, non tutti. Io poco. Ora, per quanto riguarda il mondo politico giovanile a sinistra, penso ci sia una organizzazione giovanile che si definisce socialista e siamo noi. Poi ce n'è anche un'altra, ma è una storia complessa. Poi se uno va a vedere, ci sono all'incirca una decina di sigle giovanili che si definiscono comuniste. E lì la concezione è molto semplice. Ah, a te ti definisci un riformista e quindi sei all'acqua di rose. È un problema di efficienza. Questa definizione nella vulgata comune di questo piccolo gruppo di nerd che fanno politica significa che te ci vai, come si suol dire, coi guanti di velluto. E questa è colpa anche di una forte diseducazione politica, perché il riformismo innanzitutto è metodo e questo metodo oggi in politica è inesistente. Nel mio ambito, quello giovanile, oggi i giovani che si approcciano alla politica purtroppo molte volte lo fanno e rimane tale per un motivo estetico, per un motivo anche ideale, per carità, nobile, ma molte volte il giovane in politica è usato come una salvietta. Noi abbiamo i giovani sono con noi e non c'è un programma di formazione. In questo la FGS è eretica, perché fa l'esatto contrario. E quindi noi siamo una federazione che ha dottorandi, ha amministratori locali, ha lavoratori, studenti, appunto la società, una piccola fetta di società, che però insegna questo. E la traccia di Matteotti in questo io la sento tantissimo. E rileggendo anche un pochino Matteotti, io a questo punto so rispondere ad alcuni compagni dell'FGS che ogni 3x2 mi dicono: ma come, Nicolo, qui ci abbiamo un sacco di altri nostri coetanei che si dicono comunisti. Ma dopo tutto alla fine vogliamo le stesse cose, abbiamo gli stessi obiettivi, ma collaboriamoci, no? Sembra un discorso vecchissimo. Però a questo punto so rispondergli molto bene. È un problema di fine e di metodo. E studiando la nostra storia non ne abbiamo cavato nulla collaborando con chi ha quel metodo e quell'atteggiamento politico. È un fine irrealizzabile e messianico. Basta leggersi Lenin, sembra un profeta, no? Il Savonarola russo. Cioè. Attualità del pensiero politico. La prima cosa che mi viene in mente quando
vedo Matteotti a un tema che purtroppo è molto attuale in politica, ed è la violenza. Non c'è tema più attuale in Italia e fuori dall'Italia. E qui purtroppo il pensiero matteottiano non è attuale. Perché oggi il metodo politico chiede anche la violenza. 5-6 mesi fa sono stato eletto come segretario nazionale e noi abbiamo invitato una persona un po' discussa, che è l'onorevole Soumahoro. Chi più di lui ha subito la violenza? E noi da garantisti gli abbiamo detto: vieni e parla. Non sei neanche indagato. Eppure se parli, Soumahoro, se parli con il primo che trovi per strada, il male. Subire per mesi una macchina del fango, almeno durante Mani Pulite si massacravano le persone, ma almeno c'era un avviso di garanzia. A sto giro c'è il livello superiore, non c'è neanche l'avviso di garanzia e ti massacriamo. È violenza. La violenza non è solo fisica. Se guardiamo lo scenario internazionale, la violenza fa da padrona. Israele, Palestina, Ucraina, Iran, Cina. Potrei stare tutto il giorno a elencare. E anche lì le idee dell'internazionalismo di Matteotti purtroppo sono armi spuntate. La politica internazionalista è sempre più una grande e noiosa burocrazia. E ve lo dico io che sono parte, o meglio rappresento, un'associazione che è federata a due organizzazioni internazionali, IUSI e IES. E quando tu burocratizzi la politica, la incanali in degli schemi e diventa autoreferenziale, purtroppo diventa anche inutile. E ve lo dico con somma tristezza. Lì all'ingresso c'è un libro, un librone, uno di questi mattoni che vanno di moda in ambito politico. Poi per il resto siamo nell'epoca di TikTok e sto anche parlando troppo per gli standard attuali. Io lo apro e vedo un nome e mi viene da ridere. Prima decade di Tito Livio, Machiavelli. Machiavelli avrebbe criticato aspramente, secondo me, Matteotti, per due ragioni. Machiavelli dice, vabbè, chi fonda sul popolo fonda sul fango, ti hanno messo lui e poi ti hanno abbandonato. L'avrebbe paragonato a Messer Giorgio Scali o ai fratelli Gracchi. E poi l'uso del male, che questo è forse il vero tema che io vedo quando vedo Matteotti. Lui il male in politica l'ha subito sotto forma di violenza e sotto forma di omicidio. E tutte le volte che ho letto qualcosa su Matteotti, tutti quanti dicono, ma se avessero coinvolto i comunisti, ma se si fossero armati, ma gli arditi del popolo, se si fossero coordinati meglio, altro che fatti di Sarzana. Questo modo di ragionare, che leggo tantissimo sui commentatori di Matteotti, è un insegnamento che dà Machiavelli. Quando il male nasce, si attacca alla radice, subito, non si lascia crescere. Il fascismo invece è stato foraggiato. Al fascismo è stato dato uno spazio e ha trionfato usando la violenza. O meglio, anche la violenza. Non era l'unica arma dei fascisti e di Mussolini.
Io su questo non voglio dare una risposta perché non ce l'ho, non ho questa arroganza. Però la prima riflessione è quanto noi socialisti abbiamo subito la violenza in politica, in tutte le sue forme. Quanto oggi la violenza è strumento politico, in che forme la ritroviamo? Vi voglio lasciare soltanto con questa immagine e finisco di dire le mie vischerate. Grazie. Grazie. Professor Pedroni. Tanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ho provato. È il professor Pedroni. Per cortesia. Un attimo, no? Sempre questo bisbiglio. Va bene, dai. Appunto, siamo tranquilli e cerchiamo di portare un clima disteso. Cioè, intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io mi sono interrogato sul titolo che era l'attualità del pensiero politico di Matteotti. E su questo, anche perché me ne devo occupare per mestiere, ho provato a fare una cosa di attualità, cioè a dialogare con una AI, cioè un'intelligenza artificiale generativa, e provare a capire se questa intelligenza artificiale generativa quanto ne sapesse di Matteotti, a fronte di una domanda specifica, quali fossero gli esempi e i momenti della vita di Matteotti attuali, quindi confrontabili con una situazione attuale, e se all'interno di questi esempi, pensieri e momenti ci fosse qualcosa che si poteva riportare per una proposta politica attuale. Ovviamente l'avremmo potuto fare in 100 modi, il fatto di provare a ragionare con una intelligenza artificiale è cercare di capire appunto verso dove stiamo andando. La prima cosa che mi ha segnalato è frequentò scuole elementari pubbliche. E perché me la segnalava come attuale? Perché segnala come uno dei problemi maggiori attuali il degrado della scuola pubblica, non solo elementare. E quindi, avendogli chiesto quali potrebbero essere proposte per una proposta di sinistra, socialdemocratica, socialista, democratica, una delle prime cose è occupatevi della scuola. E questo ce lo deve dire un'intelligenza artificiale. Grazie. Ce lo dice un'intelligenza artificiale dicendo il degrado della scuola porta a un degrado della cultura, un degrado della cultura porta a un degrado del pensiero. E anche qui mi segnala cosa, Giacomo Lauro Matteotti si sposò con una poetessa romana, sorella addirittura di un baritono, quindi nella vita di Matteotti è estremamente importante la cultura e la bellezza, e la cultura e la bellezza sono due cose che in questo particolare momento storico sono particolarmente vituperate e sono qualcosa di fondamentale invece per recuperare appunto un senso complessivo che ci porti fuori anche da tutta una serie di brutture che vediamo complessivamente. Non le definisco in altro modo, sarebbe ben peggio. Mi segna anche un'altra cosa, si è sposato col rito solo civile. Non commento, va bene così. Però mi dice, viene soprannominato Tempesta, a parte che l'amico Umberto quando fa Tempesta mi piace, ma in generale cioè, viene soprannominato Tempesta e a cosa lo lega? Lo lega alla difficoltà carismatica e comunicativa e alla crisi di leadership di questi anni. Chi sono i leader attuali a livello mondiale che potrebbero essere definiti Tempesta nell'accezione in cui lo era Giacomo Matteotti? Cioè io non ho paura di denunciare, sono fedele alle mie idee, non ho alcuna paura di confrontarmi con chiunque, lo faccio anche in maniera veemente quando necessario ma non violenta, e quindi mi soprannominano Tempesta.
chi dei leader attuali alla fine in questo momento avrebbe una capacità simile. E quindi la crisi di leadership è un'altra delle cose che vengono segnalate. Di nuovo ce lo deve dire un'intelligenza artificiale. Altra cosa, mi segnala, il fascismo si attribuiva il miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie del paese in un periodo di parziale ripresa economica. Una delle denunce principali di Matteotti era: non è vero, non è assolutamente l'azione del governo che in qualche modo porta a un leggero miglioramento delle condizioni economiche. Lui dice: sono le energie popolari. Cioè, ma nonostante tutto, nonostante siano le energie popolari, a beneficiarne sono principalmente speculatori e capitalisti, e il ceto medio e proletario ne riceve una quota proporzionalmente bassa a fronte dei sacrifici. Se vi ricorda un periodo particolare o qualcosa, è assolutamente voluto. Non siamo tanto lontani da un periodo del genere. Se andiamo a vedere in questo momento i dati economici, siamo molto lontani da quelli dell'epoca, ma nella stessa proporzione. Cioè, in questo momento abbiamo a livello mondiale una Cina a 5,3, USA al 3,2% di PIL atteso, ma queste ci interessano relativamente, ma vedendo un parallelo con l'epoca, anche all'epoca la Francia era l'economia europea trainante, Francia in questo momento 1,7% di PIL atteso, la migliore in Europa. L'Italia tra lo 0,9 e l'1,1, quindi piazzata diciamo a centro classifica, ultima la Germania 0,2. Eravamo più o meno nella stessa condizione all'epoca. Quindi di nuovo, questo fa capire l'attualità delle battaglie di Matteotti anche nel momento attuale, ma anche la ciclicità storica e i rischi che stiamo correndo in questo momento, perché anche dal punto di vista economico ci sono tutta una serie di condizioni che sembrano molto simili e replicarsi a quelle che c'erano all'epoca. Mi segnala un'ultima cosa, sempre legato a Tempesta, ma dice: ha preparato numerosi disegni di legge e relazioni, in 106 volte interventi in aula, discorsi su temi tecnici, amministrativi e finanziari anche. Il tentativo era quello appunto di anche diffondere, divulgare. Come avviene la divulgazione attualmente principalmente? Non attraverso i tomi appunto che dicevamo altro, ma soprattutto attraverso forme di comunicazione multimediale, social media e altre cose. Facendola molto semplice, gli algoritmi dei social media tendono a riproporvi ciò che voi guardate più spesso. Quindi l'universo mondo che vi ripropongono è un universo che vi assomiglia e che in alcune persone può generare la convinzione di far parte di un gruppo o di un branco molto forte e che addirittura quella sia l'idea dominante. Nel momento in cui io sono convinto di fare parte di un branco che oltretutto è dominante, divento automaticamente aggressivo e divento automaticamente violento ed arrogante. E questo è un altro dei grandi temi che, di nuovo ce lo segnala l'AI, ma potrebbe essere tranquillamente visto tutti i giorni. L'altro grande problema è proprio la comunicazione, i valori in una società completamente liquida, come diceva Sigmund Bauman. Ma liquida per Bauman voleva dire una cosa particolare, e la leggo. Voleva dire una società in cui le relazioni sociali, segnate da caratteristiche e strutture, si vanno decomponendo e ricomponendo velocemente su base individuale. Questo è un altro dei rischi giganteschi, è un altro delle proposte politiche su cui una proposta realmente di sinistra dovrebbe ragionare. Come facciamo ad evitare fazioni, opposizioni, contrapposizioni e branchi? E di nuovo quello che sta succedendo in questo momento anche a livello internazionale non è una contrapposizione segnata da motivi fondamentalmente, in questo caso, sociali, egualitari, guerre di liberazione o altro. Siamo alla contrapposizione di branchi, e questo è un altro dei rischi giganteschi che appunto si rischia di propagare anche qui. Ultima cosa, mi segnala, anche a causa della sua intransigenza non riuscì a trovare un collegamento con l'operato, l'ideologia dei comunisti. Su questo diciamo che l'intelligenza artificiale ha le sue idee e gliele lasciamo. Ovviamente un'intelligenza artificiale ripete quello che ha imparato in machine learning, quindi quello che gli è stato dato da mangiare. In questo caso probabilmente gli manca qualche pezzo.
Però il fatto di non riuscire a trovare un collegamento con l'operato e l'ideologia dei comunisti, e quindi che l'unità della sinistra, anche se non li chiamiamo più comunisti, sia uno dei problemi, tuttora di nuovo è estremamente attuale, estremamente attuale. E ovviamente questo lascia il posto a cosa? A una proposta fondamentalmente demagogica che illude di poter risolvere con soluzioni semplici problemi invece complessi, globali, giganteschi e interconnessi. E questa è una cosa che da sempre colpisce l'Homo sapiens. Potremmo citarne mille di partiti e di momenti storici che hanno cavalcato ovviamente questa cosa. Do una soluzione semplice a un problema che invece è complesso e spaventa. Chiudo dicendo una cosa, non è mia ovviamente, ma se noi viviamo unicamente di ricordi, guardiamo al passato, nel momento in cui ci permettiamo di sognare abbiamo un'idea di futuro. Ecco, il sogno sarebbe quello di, magari anche facendoci aiutare dalle intelligenze artificiali, di arrivare veramente a una serie di unità. Unità di pensiero, unità della sinistra, unità europea reale, non questo abbozzo di unità economica che abbiamo fatto, che al momento non ha praticamente nessun'altra, insomma, unione reale. Quindi arrivare a tutta una serie di unità, e questo è il sogno che mi permetto e che mi piacerebbe poter condividere. Grazie. Grazie a voi. Paolo Sodano. Ma nel soltanto un saluto, nel senso che Sandro mi dà l'opportunità di incontrare e di salutare in questa occasione compagni con i quali ho condiviso circa una cinquantina d'anni della mia vita, quindi, come dire, è sempre un piacere. La nostalgia è un bel sentimento, io ho una grande nostalgia del mio passato e della mia militanza politica nel Partito Socialista. E penso che la nostalgia ci aiuta a non dimenticare, ad avere memoria. Vi dai questo spunto? Andare a chiedere la nostra memoria all'intelligenza artificiale, come dire, ce lo possiamo evitare. Noi abbiamo fatto esperienza della storia trascorsa e quindi abbiamo memoria. Io penso che la memoria sia molto, molto necessaria. Ricordare le radici dalle quali nasciamo, sia in termini individuali, la classe sociale in cui siamo nati, la comunità in cui siamo nati, ciascuno di noi ha la sua storia e la sua memoria, che, e qui sta l'elemento nostalgico, una volta si coniugava con la comunità in cui vivevamo. La mia storia era la storia di tanti altri. E ci riconoscevamo. È stata chiamata dai sociologi l'appartenenza. Dicevamo, ci vediamo noi socialisti. Non era io socialista, era noi socialisti. E come dicevi, noi socialisti, subito, come dire, si creava un clima di solidarietà, di fraternità, di simpatia, di rapporto umano. Della nostra storia. Però dobbiamo avere la consapevolezza che c'era, non c'è più. Oggi è un'altra storia. Dobbiamo conservare la memoria se siamo capaci di guardare al futuro. Vedete, la commemorazione di un uomo politico importante come Matteotti, ad esempio in termini di memoria, ci dovrebbe far riflettere sul fatto che tutti i passaggi storici importanti della nostra vita, quella della nostra memoria, non della storia dei secoli trascorsi, ma della nostra memoria,
coincide con la morte di un uomo politico importante. Cambia la storia in Italia quando viene ucciso Moro, cambia la storia nel nostro paese quando viene ucciso Craxi, cambia la storia quando viene ucciso Matteotti, cambia la storia. Se studiate la storia guardando a questo fenomeno, il mondo che cambia, il nostro mondo, coincide con la morte di un leader. Ma perché la storia cammina sulle gambe degli uomini? Semplice. Non poteva che essere così. E gli uomini vengono eliminati, quegli uomini, perché costituiscono un ostacolo al cambiamento. Poi stiamo a vedere se il cambiamento è positivo o negativo, ma è un cambiamento che si vuole e quel leader è un ostacolo al cambiamento. Allora la memoria ci serve per capire se costruendo il prossimo futuro noi dobbiamo imparare da questa storia, da questa memoria. E invece sembra di no. Confesso che, se volete la mia personalissima opinione, noi non stiamo facendo questa operazione. Noi abbiamo intanto rimosso la nostra memoria, perché non riusciamo o non siamo capaci di costruire su questa memoria il futuro. E perché questo? Perché non siamo capaci di pensare. C'è un attuale filosofo, un vecchissimo filosofo, c'ha 102-103 anni, che si chiama Edgar Morin, il quale ha scritto recentemente un piccolo libro, ancora alla sua età, che si chiama Svegliamoci, il quale dice: la crisi del pensiero in Occidente è all'origine di tutte le crisi che viviamo, perché non le comprendiamo. Dalla pandemia alla crisi economica non le dominiamo perché non abbiamo un pensiero per dominarle. Noi abbiamo queste radici socialiste. Bene, in queste radici che cosa troviamo? Troviamo, veniva ricordato prima, che alla fine del Settecento, in Inghilterra e poi in tutta l'Europa, in Italia, si passa dall'economia agricola all'economia industriale. Succede un cataclisma. Pensate, nasce la classe operaia, prima non c'era, nasce la fabbrica e quindi la classe operaia, perché quelli che lavoravano la terra individualmente nel loro potere vanno nella periferia della città dove c'è un luogo che si chiama fabbrica e invece che zappa la terra si fanno pagare per costruire una merce e c'è qualcuno che finanzia la merce e la merce si vende e c'è qualcuno che guadagna. Si crea una catena del valore diversa da quella dell'economia agricola. Bene, ci vogliamo interrogare, lì ci fu un signore che si chiama Carlo Marx, il quale studiò questo fenomeno e disse: no, un momento, così non va bene, la via di uscita è questa. Fece un'analisi, la scrisse, ebbe, elaborò un pensiero e questo pensiero diventò patrimonio della comunità degli uomini. Oggi noi siamo al centro del passaggio dalla economia industriale all'economia digitale. Qualche cifra per dirvi com'è il passaggio, in cui convivono le due cose attualmente, ma la direzione di marcia non è di tornare alla fabbrica, è di andare dall'altra parte. Perché? Perché l'uomo si libera volentieri del lavoro. Pensate, sono notizie che si leggono sui giornali, di rado, perché anche i giornali invitano a non pensare. Zuckerberg ha perso 21 miliardi di dollari in 3 anni. 21 miliardi di dollari persi per studiare il metaverso, quello che lui definisce un internet del futuro. 21 miliardi di dollari persi per studiare uno sviluppo della rete che si chiama metaverso.
Lo stesso Zuckerberg ha un'azienda che si chiamava Facebook, adesso si chiama Meta, ma è quell'azienda che voi conoscete, perché credo che tutti voi sapete cos'è Facebook. Facebook ha la sua presenza in moltissimi paesi, in tutto il mondo, però in alcuni paesi ha una sua struttura organizzativa, aziendale. C'è Facebook Italia, andate a Milano, c'è un palazzo, dentro ci stanno i lavoratori di Facebook e quindi c'è un direttore generale, c'è il capo ufficio, è un'azienda, no? Questa azienda lo scorso anno ha fatturato 400 milioni di dollari, di euro, in Italia, 400 milioni di euro, 126 lavoratori. È cambiato il mondo? Che pensate? Prima per fare un paio di scarpe quanta gente ci voleva in azienda, che cuciva il cuoio, tagliava, ci metteva la cosa? 126 persone fatturano 400 milioni di euro in un anno. Ecco, e qui ci vuole un altro Carlo Marx. No, non scherzo, cioè ci vuole un pensiero per dominare un fenomeno come questo. Non possiamo rinunciare a pensare, a elaborare, a costruire una proposta di uscita vittoriosa da una condizione in cui i nuovi lavoratori siamo noi, lavoratori impliciti, perché noi clicchiamo sullo smartphone e quello guadagna sul nostro lavoro. Che noi prendiamo, adesso mi diverto a interrogare l'intelligenza artificiale, tu ti diverti, intanto quello guadagna, ogni volta che clicco quello guadagna un dollaro. E allora questo sfruttamento del nostro lavoro implicito, come se ne esce? Come partecipiamo alla ripartizione della ricchezza che genera l'economia digitale? Perché siamo esclusi dal godere di una nuova ricchezza? È la domanda che si fece Carlo Marx di fronte ai profitti che dava la catena del valore. Oggi dobbiamo porci questo problema e lo dobbiamo fare responsabilmente, ciascuno di noi. Ci vuole un'intelligenza collettiva, non artificiale. Ci vuole una intelligenza collettiva, non possiamo affidare a nessun demiurgo, poi non ci stanno proprio, quindi nemmeno è utile cercarli perché non esistono. C'è il rischio che scambiamo che Salvini è uno che pensa, metti, no? C'è qualcuno in giro per l'Italia che dice, oh, quello pensa, no, quello è un deficiente, non sa, defice, non capisce, non elabora. Bisogna riconoscere le cose. Si dice, ma l'avvocato Conte è un populista, ma no, è l'avvocato di Foggia, che cazzo deve fare? Dice le cose che ha letto sui libri, quelli che ha letto, ma non è un leader politico. Magari ci fossero, non ci stanno. Noi abbiamo scambiato, c'è qui Cicchito che ne è testimone, abbiamo scambiato per 20 anni Berlusconi come un leader politico, cioè il cambiamento della storia è tale che ci ha consegnato un metodo di valutazione delle offerte politiche che non rispondevano a un pensiero, rispondevano a una necessità di marketing. Io devo trovare uno per votare, votare meglio che mi capita. Ma non era il frutto di un'elaborazione, tanto è vero che il voto si è sposta a ogni strumento di fronda, domani fa un po' di vento, si è sposta il 10% da una parte all'altra. Che cos'è questo? Perché non c'è più l'appartenenza, ma l'appartenenza è un pensiero. Noi dicevamo socialisti con una esemplificazione di un pensiero filosofico, politico, culturale, storico, che era il marxismo. Civiltà socialista è un mondo a cui appartenevamo. Oggi qual è il mondo? Ecco allora
lo dobbiamo costruire, non lo possiamo affidare a nessuno, dobbiamo essere noi. Noi vecchi con i capelli bianchi e sperando che qualcuno che ce l'ha neri, come dire, concorra con noi a costruire un nuovo pensiero. È necessario, perché il mondo va a rotoli se non riusciamo a dominare gli eventi con un nuovo pensiero, non in modo, consentitemi, superficiale, come purtroppo ci capita di leggere, perché siamo abituati a leggere libri, giornali, eccetera, ed è clamorosa la superficialità con cui si esaminano gli eventi. Basterebbe le guerre in corso, basterebbe stare un quarto d'ora davanti a un telegiornale, e ci vengono spiegate delle fregnacce di proporzioni epiche. No, siamo arrivati a definire genocidio una guerra, ma le guerre sono un genocidio per definizione. Avete mai visto una guerra in cui si fanno i complimenti? Le guerre si fanno per ammazzare la gente, so che guerre sono. E c'è una guerra di offesa, uno che si difende, uno ammazza l'altro e l'altro ammazza quello, quella è la guerra. E no, è diventato immediatamente con una superficialità straordinaria chi aveva ragione e chi aveva torto. Ma perché non la capacità di approfondire eventi drammatici e importanti della nostra vita in modo così stupido? Ma perché serve questo, ovviamente, perché se ci fosse un pensiero forte la nostra comunità non dovrebbe assistere allo scempio a cui assistiamo. Però questo, guardate, io lo dico, è responsabilità di ciascuno di noi. Di ciascuno di noi. Grazie. Noi cominciamo da casa. Cominciamo perché tu sei stimolato. Allora.